C'era questa ragazza che si chiamava Nunzia, in realtà si Sì. chiamava, in realtà, però si faceva chiamare Jennifer. Ah, no, scusa, però fammi capire un attimo, giusto, perché noi dobbiamo Perché essere chiari. Se si chiamava si Nunzia mandò Instagram, ma all'anagrafe, ah, su nell'Instagram ci può Instagram, mettere Nunzia, certo, non mi ha capito. non è bella, la signorina Una che è più giovane dice chiappenente, di sì. ci metto Nunzia, una chiappenente, Certo. no, Quindi capito? Jennifer, si Jennifer, faceva chiamare Jennifer. ci sto. Jennifer doveva uscire, salvo, perché era sabato. Ora, o sabato, sannesce, per forza. Non è che uno può stare Magari. a casa. No, Perché? perché il giorno deputato all'uscita, tu hai Certo. travagliato una settimana, il Giusto. sabato si deve uscire, che è anche corretto, Ci sta, no? per Voglio carità. dire, mentre che c'è uno che travaglia, chissà, c'è in un ufficio, o catasto, Sì, che è sì. vero, tutti i giorni, appena settimana, sempre gli stessi tre colleghi, o sabato devi uscire, Perché devi deve, uno che andare. deve fare? Deve spovare, no? Ah, deve Uno spovare, deve spova. sbariare anche, Uno deve spova, sbariare. sbaria, no? È È così. così. Basta, perciò questa Jennifer, perché la chiameremo così, Sì. a un certo punto cercava nella sua agenda del telefono, sa, nella rubrica, cercava insomma, qualche caruso con cui uscire Certo. quella sera. Sì. Ora, uno era impegnato, uno aveva la partita di calcetto con gli amici, l'altro era malato, uno era fuori Catania e uno non c'era. Insomma, alla fine gli era rimasto l'ultimo, un certo Saretto, Giusto, giusto. Di cognome sai come si chiama? Falsaperla, Falsaperla, per Falsaperla. capirlo, per essere precisi, non Saro per altro. Falsaperla, che era un ragazzo, che era bello caruso, salvo, perché volendo era bello caruso, impostato, genioso, insomma, bello, era bello acceppato Accettato, fisicamente, sì. no? Però certo era un po' zaudetto, E va, va diciamo che era un po' bene. grezzo, va, era un po' grezzo, Poco un po' grezzo, poco. zavordo di quelli, giusto? Però che doveva fare? Doveva uscire, no? Questo E c'era. questo c'è, che devo fare? Lo chiamo? Lo chiamo. Pigliavo sto telefonino, fece un numero. Che pronto? Pronto, così, così, però così. Ido finulindo, giusto? Certo, io, a chi è qualche cosa andare, non vogliamo Bitcoin, va bene? No, Perché che ci sono no. chi che Che ti sì. chiamano, no? A me succede in online, non mi interessa. Ma no, ma sono Jennifer. Jennifer, ma Jennifer, vabbè, sono Nunzia, però Jennifer, va, Jennifer, ah sì, lo sarò dato che Jennifer, anche lei era un po' zavordella, però era belluzza, no? C'era misa, diciamo, s'ammoneva a spisa Jennifer, no? Per cui io, che sentisse questa chiamata, dimmi tutto, Jennifer, a che cosa devo l'onore di questa tua Perché poi chiamata? cambia, no? Cambia un po' Certo, l'atteggiamento. cangiavo il Cioè, tono, no? diventa più Dice, fine. sai, stavo pensando su dove volevamo uscire questa sera, va, ci volevamo fare una passeggiata, un'uscita. Se, scelto, come no, che fai? Basta che mi dici l'orario, che io te posso prendere. Ma non sai manco l'indirizzo, non ti preoccupare che ti trovo un corrasto, io coi sciauri io ti Oh, trovo. come Corrasto, Certo, io era che cacciatore, sì, ho salvo, capito, so anche che il certo. rasto sia fondamentale, però vabbè, che Assolutamente, sei? certo. Un Guarda, tom-tom, che tu hai cos'è? l'indirizzo, Google? io abito a Librino, a Viale Moncada, sei dei palazzi quelli alti. Vabbè. Vabbè, non ti preoccupare, alle 9 e un quarto ti vengo a prendere, va bene, ok, ciao, bellissima. E ci chiudevo il telefono, no, perché io era il colpo di ciao bellissima, Ciao significava, bellissima, è mondiale. scusami, Ciao ciao bellissima. bellissima significa che io già, capisci, Lui si è prenotato, lui gli ha messo assolutamente, no, il carico giù. certo, Ciao io bellissima. prima di nascere da casa, salvo se vici docce, perché sai, Certo. era un momento un po' tanto, anche perché a lui Jennifer ci Mi piaceva, piaceva, capito? vabbè, è chiaro. Jennifer era bella, Giusto. bionda, simpatica, aveva bello petto Che palommino, palummino, questo petto il palummino. petto tipo la colomba, Ho portato in avanti, no? capito. Quindi, bello petto Ora io palommino. dico, incontro una donna che c'hai bello petto Ma perché palummino. no? Se tu ci dici, sai che c'è bello petto palommino? Io si prese, glielo dice, si prese, no? Petto Basta, io palummino. giustamente pensavo stasera c'ho coppola asciugata, no, giusto, No! giusto. Perciò io già mi No. stavo preoccupando su petto palummino, Ma il no, il colpo. colpo Ho capito, dell'asciugata vuol lo so dire, cioè, cos'è. do fatto, Fa va, oh, cioè, cioè, si maestro, per conclude, favore, faccia no? una sottolineatura, Ma non lo so. sottolineatura di chi? Scusami, È ma l'improvvero così questo. sottolinea io, così, vabbè, basta, a un certo Va punto bene. io, convinto Sì. com'era che la serata sarebbe andata come Sì. sperava lui, giustamente si dice c'è doccia, sarebbe stato tutto Giusto, paro, giusto, si giusto. dice i basetti che dalla Del Piero, trovate, io si faceva il basetto tutto bello Sì, disegnato, no? me lo Tutto ricordo. sistemato, un chilo e mezzo di gel in dei capiti,
abbassavo tutto. Questa è una bella camicia di chi sai, chi sta in Ivore, chi è con la tazza tante, tutta luccichevole, no? Tipo del raso di seta, aveva tutto il petto, il pilo do petto che ci nisceva di fuori. Bene, quello era. Io non ne aveva assai, però no. Si aveva fatto fare l'extension, non do petto. L'extension del pelo del... L'extension dei peli del petto, no. Ma sì, è per virilità, si può fare, si può fare. No, la signorina dice no, ha ragione. Fino a che le per donne, i suoi gusti, ma fino a che le donne si fanno l'extension, ci sta, ci può ma stare. Chi da Jennifer capace ci piace il petto villoso, insomma io lo si preparavo, no? E allora quando fu pronto pigliavo sta bella macchina, una macchina sai chi è che luce blu di sotto, no? Quello che c'hanno i luci blu, che quando arrivano pare che arriva l'Enterprise, sì, di Star Trek, no? Sì, è vero, è vero. Con la musica che l'aveva io non dava macchina, io già lo vedo, saretto che arriva lo vedo. Con le luci blu e da musica, se fermavo il semaforo, capito? Io ero fermo, la macchina camminava, si innieva, capito? Che basso si innieva. Basta, a un certo punto arrivavo a Librino, Viale Moncada, pare che atterravo con la sua nave, no? Come individuavo il palazzo, io da scendevo, si trovava da sotto, io c'era più sputtello, perché in queste case diventano cavalieri, no? C'era lo sputtello. Ad Aleau ci disse, ciao Jennifer, comunque sei molto bellissima. Certo, quindi certo, ci ha messo il superlativo. Mi su caro, certo, su bellissima ci disse molto che diventa quando sempre si giocava un zoccoppio. Perché al telefono era solo bellissima. Sei, esatto. Molto bellissima. Sei molto bellissima. Molto bellissima. Dai, chiamavoci, allora dove andiamo? Ma io non lo so, devo mangiare qualche cosa? Sì, certo, perché no, scusa. Ci prendiamo un panino nel camion? Ci risiedo. Io dice, ma come il panino nel camion? Scusa, il primo appuntamento, Saretto. Una volta che usciamo insieme, no? Andiamo al ristorante, andiamo a mangiare una cosa buona al ristorante. Ah, va bene, ok, se tu vuoi andiamo da un mio amico, lo zio Mario Longasciato, che è molto... Saretto, io ci posso parlare con Saretto ma o no? Scusa, ma chi lo cercava di portare acqua al suo mulino, ho capito, no? Ma uno che... Lo zio Mario Longasciato, io con 15 euro mangiavo ho tutto capito, lui. Ma la prima sera che tu esci con una donna, almeno cerca di essere un po' più galante. Ma lui anche cercava, capito, di nelle, nelle location. No? Ma io veramente pensavo di andare in quel ristorante, sai quello non che dare indicazioni, no, per favore. Quello... volta... Sai quel ristorante? Quello lì è per spesso. Io non capivo qual era il ristorante. Sì, sì. Dice, scusami, Jennifer. Ma là c'è zicca, ricchio. Esatto. Scusami. No, perché una volta, così, scusa un attimo, tanto noi siamo veri, una volta insieme, dove è cominciata la nostra amicizia, anche il nostro rapporto, lui fece il nome e il cognome di un ristorante. Sì, vabbè. È successa la valle, perché lui ha detto poi ti azzicco. Certo. Quindi, vabbè, un ristorante, lascia però, perdere. Non lo era dire. Vero che ci ha soccato. Sì, ma non lo basta. Dire. Mezza parola. Non lo dire. Non lo dire. Ma Marietto Nero. Comunque io sto passare i guai. Io si preoccupavo, no? Ma là c'è il secco nel chiodo, dai, che ci vuole la pecunia, ho capito, no? Ma tu stai uscendo con me una sera? Che va bene, avanti, tu sai, se cominci io con questa macchina, insomma, arrivano al ristorante famoso, io posteggiavo la macchina, scendevo, treseno, salvo chi sta, gli pare che non mangiava per 3 mesi. Giustamente. Che si calava una cona, signore, non si poteva tenere. La ragazza ha detto, sto uscendo con te, sugno bidduzza. L'ho capito, mangiamo. Ho capito, ma insomma aveva una bella linea, io ci disse, ma scusami, ma non ti preoccupi, ci disse, ma dove lo abbi? Che cosa c'hai? Vemmo taglierino, scusami, Jennifer, l'appetito non ti manca, basta, niente, eravamo che erano alla fine quasi della cena, dice, com'è, tutto bene? Insomma, sì, però ci avrei ancora un poco di languorino, va. Che dici, la prendiamo una chilata di occhi di voi? Ne voglio occhi di voi, ci risina. Che genere. L'occhio vuoi, su a 70 euro, un po' pisciaro. Cano spacco una testa, ma che se passa? Ma poi dopo chi non ha mangiato, come ti può mangiare l'occhio? Che ha calato so qui, che dai in gutazza, bobbia, vero che poi spasci, eh? Spasci, lo capisco, sì. Jennifer, guarda che poi spasci, guarda che grassi, poi, capito? Ma a me mi piacciono, e va bene, pigliamo l'occhio vuoi, se pigliano l'occhio vuoi, poi vuoi il dolce, poi vuoi il cannellino, perché volevo cannellino, insomma, morale della favola, ci buttano un conto, 630 euro, due cristiani. Quando? Io, se ne va a casa, ci disse, ma da dare una bombonera, una fotografia, che parente, la stai pavando quando un battito, va bene? 380 euro e Matteo con 15 metà, giusto? Va bene, va bene. Vabbè, basta, dopo Pavao,
se no stavo 5 euro di mangia, che dai 5 euro ci stavano un becano, non da fare. Certo, su 330 di giustamente 5 di euro cena, di mangia. 5 euro, saretto. Ah, sì, miscenici, allora, che dici, andiamo a casa tua. E certo, che saretto. A casa mia, ma che c'entra, scusa, ancora è presto, andiamo a ballare, no? Ah, ma che era a ballare? Ma con chi lo cata calato, come a ballare? Ah, vai, Jennifer, come a ballare? Ah, dai, andiamo a ballare, dai, andiamo in discoteca. Gli va bene, gli arriva una discoteca, lo posteggia, 60 euro per trasere, certo. 5 euro di parcheggio, come ci si urla in, Jennifer, dopo chi lo casava calato, soprattutto l'ultimo chilo di occhi vuoi, e ci sbombacavo nei siti. Perciò eravamo a bar e cominciavo che consumazione, che si chiamano consumazioni perché tu consumo, capito? Sì. E questo non sai chi sono. È vero, è vero. Perciò chi sta cominciava a vivere, chi sto dicendo, Jennifer, vabbè, ora dico va, sono le 2:30, dico va, ora andiamo a casa tua. No, ma non ce la prendiamo un connetto a bar? Un connetto. E Genova, ma se io in me, romano dallo sbiglio, che la testa, a posto della testa, è brufolo con l'occhio, perché voglio dire, mi ha calato, so qui che, ma devo dire quando mangio? Devo dire che Saretto cominciava ad avere ragione, sì. Aveva ragione. Ma io voglio connetto con la Nutella. Io connetto con la Nutella, quindi basta, arrivano a bar, di notte, sai, se fermo, se mangiavo due connette con la Nutella. Va bene. Basta, dopo che erano già, insomma, insieme erano un quattro, dice, allora che fai, adesso... Andiamo a casa tua, no? Sì, sì, accompagnami. No, accompagnami è una parola su vecchio, ora, non è accompagnami. Ora non altri, ma a tua casa, chiamiamo, ne pigliamo una cosa per digerire, una cassessa, un ginotto, so qui che è una cassosa, chi lo che hai? Certo. Giusto? È una cosa per ruttare, no. Chi lo che vuoi? Che lui era fine, elegante. No? Quella serve, però. Dico, va, con questa scusa. Certo, certo. Ma scusa, siamo a Bari, prenditela qua, una cosa per ruttare, no? Scusimi. No, che c'entra? È una a scusa per salire da te. Cioè, beh, intanto accompagnami. Basta, si dirigono verso Librino, via Le Moncada, io come arrivavo sotto tutto palazzo di Ida, non è che posteggiavo come quando che saccio, accompagno io e te una sera, dico salvo, te lascio a casa, una ruota sopra ma c'è piede, tanto siamo andati mai, per pochi minuti, salvo, buonanotte, tu scendi io me ne vai, io no, no, come posteggio? Io posteggiavo per notte, certo. Beh, la posteggiavo, sai, cocale, per sì, 2 millimetri certo. Per ruota, come c'è piede, hai detto bene, era posteggiato per notte, per notte, per notte. La macchina pareva che l'avevano trasuto a casciolo, talmente era precisa, l'avevano trasuto a casciolo, no, ci mise per i poco, a catena andò stesso e acceleratore, io la va a lasciare, l'aveva lasciata, io ci disse buonanotte. No, no, forse non abbiamo capito, forse scusami, forse tu non hai compreso. Ora dopo chi lo abbiamo costato stasera, non faccio ora, chiamiamo a tua casa e ce l'ho fatto, giusto? Sì. Ah, gli uomini sono tutti uguali, tutti che pensano che uno alla prima uscita ci deve stare subito. Certo. Come c'entra? A Saro era deciso. Anche perché dopo che lo abbiamo costato una seconda uscita non c'è, tu può scordare. Cioè, a chi stiamo giocando? Saro era proprio Zavolla. Ora non altro, ma che ma dai, smetti, le tardi appunto, io tardo, perciò chiamiamo, ora che ce l'ho fatto. Cioè, dai, ti prego, chiesto, sai, a parte. Che si mette avanti ho puttacato di vita, no? Così. Certo, gli pareva, sai, Sant'Andrea, non mi sono accorto nella croce, se, perciò si mise questa maniera e ci sento, da qua non si passa, non faccio macchinare la tua casa e dobbiamo fare sesso fino a domani a mattina. Ma è stato una... esplicito, certo. Diretto. Ammis che c'erano fraintendimenti, no? Dobbiamo fare sesso, capisco, qui sotto e qui sopra. No, non c'è niente che fare. Cioè, però gliel'ha spiegato. Ma dai, ma smettila che è tardi, ti prego non fare così. Ah, oh, non abbiamo caputo, calma. Chianara a tua casa, dobbiamo fare sesso, gli è buono più. Io salvo, queste luci, questo budello, do settimo piano do palazzo, do viale Moncada, gli si affaccio il signor Rapicavo. Lui era, sì. Il signor Rapicavo aveva una tappina, sì, e una no, perché uno e 3:30 certo, di mattina certo. Ne trovi tappine, perché non si è caputo perché. Ma... tu gli posi tutto lui da notte? Quando ti susi ti botto, una non c'è, sì. Ora o se la portano i bratti, non lo so, se la portano, sta tappina qualche uno se la porta. Oppure è animata e cammina. È animata per fatto so, sarà una tappina di Walt Disney, sì. Si muove, capito? È vero o no? Vero, sì. La tappina non si trova mai, è no? Vero, è vero. Ma sì, davvero, una tappina sì, una no, noi più chiuse una petto, i capiti dall'aria, se facciamo roba a cuore ci si giovanottino! Certo, non è. Giovanottino! È bello farsi chiamare così che di notte. Sto parlando con mia. Scottia, scottia, stai parlando. Che io ho fatto? Senti, ti faccio fare sesso con mia moglie.
Abbasta che levi mano al citofono, però! Perfetto, qualsiasi cosa purché uno possa dormire. Assolutamente. Va, va.